Salve, benvenuti o bentornati, io sono Salvo e oggi parliamo, vi ricordate quel video, questo qui, dove io andavo a pulire i fari di questa macchina? Oggi andiamo a vedere dopo più di un anno come sono andati a finire, come sono diventati i miei fari e casomai li vado a ripulire e vedere cosa succede se li ripulisco di nuovo. Ok ragazzi, a questo punto vi chiedo di iscrivervi qua sotto al mio canale, lasciare un like in fiducia, iscrivervi al mio canale Telegram e Telegram Discussioni, sono anche su Facebook e su Instagram, ho un secondo canale YouTube, qua sotto ci sono degli abbonamenti se vi volete abbonare. Ragazzi, e ora sigla. Allora ragazzi, dopo un anno più di utilizzo di questi fari, questo è quello che si vede dai fari. Praticamente dopo che ho utilizzato questo prodotto, che non sono né pagato né niente, questo l'ho comprato io, non lo sto nemmeno recensendo, mi è successo questo qui. Praticamente si sono fatti un pochettino ingialliti. Effettivamente nella scatola c'è scritto che il lavoro dovrebbe essere fatto ogni 3 mesi. Comunque io ora torno sui fari e li faccio la ripulizia, quindi li pulisco e vediamo che cosa succede. Magari vi lascio un time lapse su questo, quello che faccio, ok? E parto e incominciamo a fare questo video. Ok ragazzi, per cominciare dobbiamo andare a prepararci i nostri rosso, blu e grigio, i nostri tre abrasivi per pulire questo qui. Allora, loro ci dicono di utilizzare il rosso, il blu e il grigio. Non vi farò vedere tutto il video perché è inutile, casomai andate a vedere direttamente il video del primo video che ho fatto, perché tanto è la stessa cosa. A noi ci interessa solamente vedere come va a finire questo video, come viene pulito il nostro faro. Ok, andiamo a bagnare tutta la nostra spugnetta e i nostri abrasivi e usiamo prima il rosso, poi il blu e poi il grigio e ci vediamo dopo. Allora, diamo una pulita prima al nostro faro con la spugnetta che ci hanno dato loro stessi, così si imbeve un po' di acqua, e poi andiamo a prendere il nastrino rosso, l'adesivo, l'abrasivo rossa, quello che vi ricordo che dovete fare così e così, non dovete mai fare girarlo tondo, ok? Ragazzi, faccio questo e ci vediamo dopo. Ok, questo è il risultato con la spugnetta rossa. Dopo abbiamo fatto almeno 10 minuti di lavaggio, questo è tutto lo sporco che ho tolto dal nostro faro, e ora con una spugna imbevuta di acqua e morbida andiamo a pulire. Ok, in questo caso vedete tutto opaco perché è la prima passata con la spugnetta rossa. Con la spugnetta rossa, che ora non la usiamo più, andiamo a utilizzare ora la spugnetta, quella blu che è un po' più fine, e quindi questa dovrebbe essere, non mi ricordo quant'è, è molto grossa come grana, però va bene, questo qui è quello che va. Se vedete che ci sono delle strisce ancora, qualche cosa che non siete riusciti a passare, ripassatela di nuovo. Quando avete visto che c'è un bel lavoro fatto, passate con la seconda spugnetta, con l'abrasiva, quella blu, e continuate. Quindi staccate quella rossa e andate a prendere l'abrasiva blu, incollate. E continuate, mi raccomando, sempre così e così, mai fare i cerchi. Quindi faccio anche questo,
e ci vediamo dopo. Allora, questo è quello che abbiamo fatto con la spugnetta, quella col colore blu. Ora gli diamo un colpetto con la spugna e già abbiamo visto che si è lucidato abbastanza, è molto più lucido, molto più trasparente. Ora andiamo a utilizzare la spugnetta grigia e la andiamo a passare sulla nostra, sul nostro faro, vediamo cosa succede. Sempre vi ricordo che deve essere fatto in questa maniera, all'incirca dovete perderci tempo un 10 minuti circa per poter farlo bello pulito, ragazzi, quindi perdeteci tempo, mi raccomando, no, non lasciate tutto al caso. Se volete dei fari puliti dovete fare questo. Ok, io continuo e ci vediamo dopo a vedere che cosa è successo. A dopo. E questo è quello dopo 10 minuti che andiamo a trovare, circa 10 minuti, io non mi ricordo ora di preciso il tempo, ma penso che sia passato 10 minuti. Ora andiamo a pulire con una spugnetta, questa era quella grigia, passiamo una spugnetta morbida e vediamo cosa succede. Ok, sembra che sia tutto pulito, ora l'andiamo a asciugare, aspettiamo che asciuga e passiamo la crema protettiva. Quindi andiamo a passare, vado a pulire tutto e passo la crema protettiva. A dopo. Ok, con lo Scottex andiamo a pulire e asciugare il tutto. Magari aspettate dopo che l'avete pulito qualche minuto che si asciuga ben benino. Perfetto, e aspettate qualche minuto che asciuga bene. In questa giornata di caldo 40 gradi penso che si asciugherà nel giro di niente, e ci andiamo a preparare la crema e vediamo cosa succede. A dopo. Ok, dopo che si è asciugato tutto, asciutto, diciamo asciutto perché ancora vedo che un po' di acqua c'è, qualche residuo di acqua, ma non è un problema, lo asciughiamo. Andiamo a utilizzare la nostra pasta, mi raccomando agitatela bene prima che la utilizzate, perché se no tutto il prodotto resta sotto in fondo e non riusciamo a pulirlo bene. Ok, prendiamo, l'apriamo e cominciamo a passare una bella porzione di questo prodotto. Ok, prendiamo del cotone e cominciamo a spalmare su tutto il faro. Ora penso che sia della pasta abrasiva comunque, quindi stiamo andando a lucidare il faro. Ok, io quando faccio queste cose preferisco aspettare qualche minuto che si asciuga il prodotto e poi vado a pulire tutto. Quindi aspettiamo qualche minuto, la facciamo asciugare ben benino e via. Ok, una volta che si è asciugato il prodotto andiamo con il nostro cotone e andiamo a fare la pulizia del faro. Mi raccomando, una bella pulizia, un po' di forza. E già il faro, guardate qua ragazzi, è venuto meglio della prima volta.
Ragazzi, magia, manca l'ultimo prodotto, andiamo a usare il nostro ultimo prodotto, che è uno spray, e andiamo a pulirlo, andiamo a vedere. Ok, una volta che ci abbiamo il faro bello pulito, dobbiamo andare a usare il sigillante per fari. Allora, il sigillante per fari lo dobbiamo spruzzare, dobbiamo fare due passate. La prima passata la spruzziamo e poi la passiamo per benino tutto attorno con una pezza, con uno scottex, e lo facciamo asciugare. La seconda passata gli diamo un'altra spruzzatina e lo facciamo asciugare senza levare il prodotto. Quindi la prima cosa da fare sempre, ragazzi, è sempre agitare il prodotto bene, aprire e dargli una bella spruzzata. Spruzziamo bene da tutte le parti, non lasciamo niente al caso. Perfetto, lo richiudiamo e andiamo a prendere uno scottex o qualche cosa e lo andiamo a passare per benino, così leggermente, in modo che lui si possa asciugare. Qua sotto possiamo anche pulire. Ok, aspettiamo che si asciuga tutto il prodotto e poi andiamo a fare un'altra spruzzata e lo lasciamo. Non vi faccio aspettare qui per l'asciugatina, perché sennò ci perdiamo dalla casa. Ok ragazzi, a questo punto il prodotto si è asciugato per benino. Riprendiamo il nostro sigillante per fari e diamo una bella spruzzata. Questo prodotto, come c'è scritto nelle iscrizioni, teoricamente ogni 3-5 mesi dovremmo spruzzarlo. Io ovviamente avevo da un anno che non lo facevo questo lavoro e il faro si era invecchiato di nuovo, era diventato tutto giallo come in foto. Avete visto anche all'inizio del video. Ora aspettiamo che finisce di asciugarsi per benino e poi, ragazzi, andiamo a vedere come si vede il nostro faro pulito. Quindi ancora ne ho uno pulito e uno no, si vedrà la differenza. Spero che questo video vi possa essere d'aiuto a qualcuno, anche per la nostra pulizia della nostra macchina. Se ci piace la nostra macchina e non vogliamo portargli i fari per una revisione tutti gialli, che non vi passerà mai la revisione, questa la potete fare benissimo. Io vi posso dire che l'anno scorso, quando ho fatto la pulizia, non mi hanno detto niente sul faro quando ho fatto la revisione, e quindi penso che vada bene. Ok, ora vi lascio e vediamo dopo il confronto tra questo e il vecchio faro, nell'altro faro da pulire. A dopo. Allora ragazzi, questo è il faro come è venuto. Direi un ottimo, anzi un super lavoro, ragazzi. Guardate che faro. E questo è il faro che ancora devo andare a fare. Guardate, tutto ingiallito. Questo faro è dopo un anno e più, forse un anno e mezzo anche, che io non l'ho mai pulito. L'ho pulito solamente quella volta che avete visto il video. E quindi, guardate, è proprio giallo. E ragazzi, ora mi tocca andare a ripulire anche l'altro faro. Questo per chi vuole tenere i fari della propria auto in ottime condizioni. Ok, ci sentiamo dopo per le conclusioni. Ok ragazzi, questo è il finale. Avete visto, i fari sono venuti fantastici. Vi ringrazio di aver visto questo piccolo video con questi 40 gradi sotto il sole. È stato un po' fastidioso solamente per il caldo, ma poi sono venuti dei fari veramente puliti e siamo di nuovo con i fari nuovi, rigenerati, più che nuovi, rigenerati. Ok ragazzi, se sono stato utile per questo video, vi chiedo di lasciare un like verso sopra, iscrivervi qua sotto al mio canale, iscrivervi anche al mio canale Telegram Discussioni, attivate tutte le campanelle. Sono anche su Instagram e Facebook, se vi volete iscrivere. Ho un secondo canale YouTube qua sotto, anche in descrizione.
ragazzi, che dirvi, vi auguro delle buone ferie, ciao e al prossimo video, ciao.